Benvenuti su Focus 3.0. Oggi giovedì 31 ottobre 2024, alle ore 20:30. Mezz'ora con Krishnamurti, secondo appuntamento. A cura di Roberto Romiti, buon ascolto. Ma che bella presentazione. Allora, siamo a mezz'ora con Krishnamurti, seconda puntata. Ci siamo lasciati con i quattro requisiti per il sentiero. Quindi qui ci tocca far fatica, perché si parla di un sentiero per migliorare la qualità della vita di ognuno di noi, ammesso che il tempo e lo spazio esistano, ma questa è tutta un'altra storia. Quali sono i quattro requisiti? Sono discernimento, assenza di desiderio, retta condotta e amore. In internet oggi ci sono, penso, centinaia di cose che riguardano Krishnamurti, ma non ne ho viste che entrino nei particolari che sto trattando, perché io ho ripreso Krishnamurti prima del 1929, quando lui parlava, ammetteva i suoi contatti con con questi famosi maestri che per la prima volta ci ha presentato Madame Blavatsky. Non a caso, sempre su Focus, sto portando avanti mezz'ora con Madame Blavatsky, perché molte cose che vengono citate dai vari interventi, oratori, cioè, non dicono mai che sono state prese da Madame Blavatsky. Quando si parla di piano astrale, non dicono mai che sono state prese da Bitter, da Chiaroveggenza di Bitter, da un libretto indispensabile che si trova ancora su Focus 3, su famigliafideus.com, che è l'uomo visibile e invisibile. Quindi chi non lo ha letto vada a vedere quante cose sono state dette da un uomo che diceva di essere chiaroveggente, ma che ha presentato queste cose, dai chakra alle forme pensiero, cioè un libro ancora attuale, l'uomo visibile e invisibile. Sempre su famigliafideus.com, andando alla voce Romiti libri, si trovano i brani che io pian piano ripercorro. In particolare sto prendendo degli spunti su trilogia di Krishnamurti, comprende Il piede del maestro, il manuale più letto forse di Krishnamurti al mondo, Ai piedi del maestro parte seconda e Le poesie di Krishnamurti. Adesso siamo ancora ai piedi del maestro, il primo, che è del 1910. Quindi Krishnamurti era un ragazzino di 15 anni, magro. Da poco tempo Leadbeater, chiaroveggente, aveva visto in lui la possibilità che potesse essere addestrato per diventare il corpo del Cristo, che tutti aspettavano di nuovo, e quindi lei è un po' ripulito, ma non è stata cambiata la sua testa, è sempre stato abbastanza lento, ritardato, a scuola è sempre andato malissimo ed è diventato Krishnamurti. Quindi dobbiamo sempre tener conto che I piedi del maestro, il primo, non è stato altro che questo ragazzino che per un certo periodo di notte si trasferiva in astrale col suo maestro terreno Leadbeater alla presenza del suo maestro Kutumi in Tibet. Kutumi gli dava delle istruzioni e Krishnamurti, svegliandosi per alcuni giorni, riproduceva esattamente le parole che erano state date a un ragazzino di 15 anni. Il risultato è stato questo manualetto che ha 7 piani di lettura o 7 tipi di frequenze che portano dall'asilo alla laurea. Allora, c'è un sentiero da percorrere. Che dobbiamo fare?
Il primo di questi requisiti è discernimento. Con questo generalmente si intende il discernimento tra il reale e l'irreale. Questo conduce gli uomini ad entrare nel sentiero. E questo, ma anche molto di più, deve essere praticato non solo all'inizio del sentiero, ma a ciascun passo di esso ogni giorno fino alla fine. Cioè distinguere cosa è giusto o non è giusto è la base sempre, fino all'ultimo respiro. In tutto il mondo, dice Krishnamurti, ci sono cioè il maestro di Krishnamurti ha detto a Krishnamurti, nella sua casa del Tibet, per riportarla poi ad Adyar, Chennai, in India, in tutto il mondo ci sono soltanto due specie di uomini, quelli che sanno e quelli che non sanno. E ciò che conta è questa conoscenza. La religione che un uomo professa, la razza a cui appartiene, non sono cose importanti. Quello che veramente importa è questa conoscenza, la conoscenza del piano. La conoscenza del piano di Dio, e qui andiamo, la conoscenza del piano di Dio per gli uomini. Perché Dio ha un piano, e questo piano è l'evoluzione. Ah, vedi, io questa evoluzione ogni tanto ritorna. Una volta che l'uomo ha scoperto questo piano, l'evoluzione, il piano per l'evoluzione, non può fare a meno di lavorare per esso e di identificarsi con esso, perché è tanto utile, ci serve, dice Krishnamurti. Tutti siamo uno. Stiamo parlando nel 1910, ma questo l'aveva già detto Madame Blavatsky a partire dal 1875, cioè la fondazione della Società Teosofica a New York, poi si è trasferita in India. Allora, attraverso Krishnamurti questo ragazzino passa questo messaggio. Tutti siamo uno. Vedi le conclusioni della fisica quantistica. E perciò, dice Krishnamurti, soltanto quello che l'uno vuole può in realtà essere piacevole per ognuno. Essi seguono l'irreale invece del reale. Fino a che non hanno imparato a distinguere tra questi due, non si sono ancora schierati dalla parte di Dio. Quindi Krishnamurti ci dice che c'è questo Dio, chiamiamolo forza, frequenza, suono, che ha un piano e che l'uomo deve cercare di realizzare questo piano. Che altro c'è di più importante? Krishnamurti. La distinzione tra il reale e l'irreale. Ma anche dopo che la scelta è stata fatta, ricordati che del reale e dell'irreale ci sono molte varietà e che conviene ancora distinguere tra il bene e il male, tra ciò che ha importanza e ciò che non l'ha, tra l'utile e l'inutile, tra il vero e il falso, tra l'egoistico e il disinteressato. La scelta tra il bene e il male non dovrebbe essere difficile, perché quelli che vogliono seguire il maestro hanno deciso di fare il bene ad ogni costo. Qui c'è la grossa differenza di quando Krishnamurti, dopo che ha abbandonato la Società Teosofica e ha sciolto l'Ordine della Stella, a questa domanda, tu credi in Dio? Avrebbe detto, ma che te frega? Oggi dice che se tu segui il maestro non hai dubbi. Ma il corpo e l'uomo sono due cose differenti.
Oggi queste sono cose alla portata, ma a quei tempi, 1910, sono cose nuove, avvalorate però dalle conclusioni di oggi. Dice Krishnamurti, ciò che l'uomo vuole non è sempre quello che il corpo desidera. Quando il tuo corpo desidera qualche cosa, fermati e rifletti se tu veramente desideri quella cosa. Perché tu sei Dio. D'accordo, Malanga, credo. E vuoi soltanto quello che Dio vuole. Ma ricerca nelle profondità del tuo essere per trovare Dio in te stesso e per udire la sua voce che è la tua voce. Penso sarebbe d'accordo anche Federico Faggin. Krishnamurti. Il corpo è un animale al tuo servizio, il destriero sul quale tu cavalchi. Perciò trattalo bene e abbine cura. Non strapazzarlo e nutrirlo convenientemente, soltanto con cibi e bevande pure, e mantienilo sempre scrupolosamente pulito, libero dalla più piccola macchia di sudiciume. Quando Krishnamurti ha capito a 91 anni che sarebbe passato ad altra vita, lui era convinto di vivere fino a 100 anni e ha detto a Mary Lutyens, in cosa ho sbagliato? Perché Krishnamurti ha passato la vita esteriormente a essere sempre perfetto, col capello a posto, il vestito a posto, la cravatta se era in Occidente, il vestito col colletto all'indiana se era in altri paesi. Quindi, senza la perfetta pulizia e la perfetta salute del corpo, non potrai compiere l'arduo lavoro di preparazione, non potrai sopportare lo sforzo incessante che esso richiede. Ma devi essere sempre tu che padroneggi quel corpo e non il contrario. Quindi salute fisica e mentale. Molte volte vediamo molti cosiddetti maestri un po' trasandatini scappare subito. Krishnamurti, il tuo corpo mentale, quindi quel tipo di frequenza lì, desidera considerarsi orgogliosamente separato dagli altri, pensare molto a sé e poco al prossimo. E qui Krishnamurti evidenzia una cosa che non è stata molto chiara. Per molti anni e molti decenni, durante la notte, aveva dei dolori lancinanti, tremendi e incomprensibili, lo stesso Leadbeater. Non sembrava soltanto il risveglio dello della Kundalini, ma fortunatamente una parte di Krishnamurti se ne andava, ma lì restava una certa coscienza. Per cui quando qualcuno ha tentato di avvicinarsi al corpo di Krishnamurti che soffriva tremendamente, una voce ha detto «Non ti avvicinare». Lui qui sta dicendo che ogni corpo di cui noi parliamo, stiamo a quelli principali, il fisico, l'eterico, diciamo così, il corpo delle emozioni, l'astrale, il mentale, sono entità autosufficienti, vere e proprie. Ecco perché attraverso lo yoga noi cerchiamo di mettere a posto i sindacati interni, i vari chakra, devi allinearli e devono girare alla stessa frequenza. Perché sono collegati a corpi autonomi, quello che vuole il corpo fisico, che ha le sue regole e che cerca di imporre perché ha una frequenza più pesante, è sempre più forte, è più forte del corpo
eterico e mentale. Cioè, con una colica hai voglia che fare Hare Krishna, Hare Krishna. Comanda la colica, tranne che tu sia il Krishnamurti guaritore, che è una cosa di cui hanno parlato molto. Allora, qui lui sta dicendo il corpo mentale desidera considerarsi orgogliosamente separato dagli altri. Anche quando tu l'abbia abbandonato, il corpo mentale, dagli interessi mondani, cercherà ancora di essere egoisticamente calcolatore e di farti pensare al tuo progresso anziché al lavoro del maestro e all'aiuto da dare agli altri. Cioè il corpo mentale si fa gli interessi suoi. Quando mediti, il corpo mentale cercherà di farti pensare alle molte varie cose che esso desidera, anziché all'unica cosa che tu vuoi. Ti metti lì, metti le gambette a posto, ti allinei, c'è una musica di Capitanata a 432 Hz, ma la mente va per conto suo. Comanda lei se non impari in un certo modo a addestrarla. Dice Krishnamurti, tu non sei questa mente, ma essa è tua perché tu te ne serva. Anche in questo è necessario il discernimento. Vigila senza posa, altrimenti fallirai. Dicevo, i poteri guaritori di Krishnamurti, guariva soprattutto con le mani. E molti hanno scritto di questa cosa, ma lui non ne ha mai parlato. E quando ha avuto certi problemi proprio alle mani, lui andava a curarsi, tra l'altro, presso un'azienda di Ayurveda, che è un prodotto Ayurveda, i Varier, nel sud del Kerala, nel sud dell'India, un'azienda dove sono stato anch'io, ho importato prodotti di questa azienda. Allora dice, distingui l'importante dal non importante, saldo come una roccia quando si tratta di principi, cedi sempre nelle cose che non hanno importanza. È quello che tento di fare da più di 50 anni con mia moglie, ma devo ancora fare la somma finale. Dice lui, perché devi essere sempre affabile e dolce, ma questa era una sua caratteristica. Ragionevole e accondiscendente, lasciando agli altri la stessa piena libertà che a te stesso è necessaria. Per quanto saggio tu possa essere, molto ti resta da imparare su questo sentiero. Ogni conoscenza è utile ed un giorno avrai tutto il sapere, ma fino a che ne possiedi solo parte, guarda che questa parte sia la più utile. Il ragazzino ci dice: Dio è sapienza al pari di amore, e quanto più sai, tanta più parte di lui puoi manifestare. Altro che uguale MC quadro. Studia dunque. Ma studia anzitutto ciò che ti può rendere meglio capace di aiutare gli altri. Persevera pazientemente nei tuoi studi, non allo scopo che gli uomini ti considerino erudito e nemmeno per la felicità di essere saggio, ma perché l'uomo saggio soltanto può saggiamente aiutare. Perché grande che sia il tuo desiderio di recare aiuto, se sei ignorante, l'opera tua potrà fare più male che bene. È chiaro che lui non parla soltanto della conoscenza scolastica. Ricorda che se anche 1.000 persone sono d'accordo su di un soggetto del quale sono ignoranti, la loro opinione non ha alcun valore. Chi desidera calpestare il sentiero deve imparare a pensare per proprio conto.
quello che io dico ricomincio da io, o Dio apostrofo io. Perché la superstizione è uno dei peggiori mali che ci siano al mondo, uno dei ceppi da cui devi liberarti completamente. Quando diventerai discepolo del Maestro, potrai sempre verificare la giustezza del tuo pensiero col metterlo a fianco del suo. Ragazzi, nuota Pierino, nuota. Allora, quando diventeremo discepoli, avremo la possibilità di un confronto, avendo la possibilità di lavorare nella stessa frequenza, nella stessa sintonia. Campa Caval. Krishnamurti. Poiché il discepolo è uno col suo maestro ed è sufficiente che egli elevi il suo pensiero nel pensiero del maestro per scorgere immediatamente se si accorda con esso. Se non si accorda, il suo pensiero non è perfetto, perché egli sa tutto. Quindi qui stiamo parlando di un certo tipo di frequenza che sbaglia meno della frequenza più bassa. Se tu vuoi trasmettere queste frequenze, trasmettere o canalizzare, o vai lì o state a quarto, perché, dice Madame Blavatsky, ti riporti sempre dietro qualcosina. Infatti gran parte, se non tutti, i medium, i canalizzatori, eccetera, eccetera, portano negli anni gravi conseguenze nella salute. E Madame Blavatsky stessa dice: come mai, se questa macchina terrena serve alle entità che le utilizzano, non fanno di tutto per tenerle in buona salute? Ma spessissimo, tranne i casi eccezionali, si ammalano. Bene. E qui sembra che ci siamo messi d'accordo, perché Krishnamurti dice: non desiderare i poteri psichici, ti verranno quando il maestro giudicherà che è meglio per te averli. Ora, Krishnamurti è molto apprezzato per quello che dice, che ha detto, non tenendo conto che qui si dà per scontato che c'è un maestro, ognuno tenderà al suo, con cui lavori. Libero arbitrio, poteri psichici, dice, molti inconvenienti derivano dal forzarli prima del tempo. Spesso chi li possiede è sviato da spiriti di natura ingannatori o diventa così pieno di sé da credere che non gli sia possibile commettere errore. E in ogni caso il tempo e la fatica che l'acquisto richiede potrebbero invece essere adoperati a lavorare per gli altri. Ci sono in internet gli autonominati maestri, si fanno chiamare maestri. Io che nella mia vita sono andato a sperimentare alcune cose di cui sentivo parlare, per cui sono anche master Reiki, master. Questa parola sembra sua santità, maestro. Uno che ha fatto delle robe, la mia caratteristica è che io non ho speso una lira, perché mi sembrava assurdo, e non ho mai fatto corsi di Reiki perché sarei diventato milionario in euro, ma non si gioca con certi tipi di forze. E ho verificato che molti master si autonominavano master, facevano il primo o il secondo livello, poi probabilmente dopo che io prima al mondo ho pubblicato i simboli cosiddetti segreti del Reiki, perché io quando sento la parola segreto vibro,
E hanno cominciato a guarire, perché negli altri la suggestione funziona sempre. Neanche Gesù, detto il Cristo, ha mai detto io ti guarisco, ma tu, nel nome del Padre mio, suggestione, ti guarisci, autosuggestione. Ma questa è tutta un'altra storia. Per i poteri psichici, dice Krishnamurti, essi verranno nel corso del tuo sviluppo. Devono per forza venire. E se il maestro vede che sarebbe utile che tu li possedessi in anticipo, ti dirà come svilupparli senza pericolo. Fino a quel momento stai meglio senza. Guardati pure dei piccoli desideri comuni nella vita giornaliera. Qui stiamo parlando di qualcuno che ha deciso di raffinare le proprie frequenze. Se uno non gliene frega niente, vado avanti, contento lui. Per cui si danno delle regole, anche un buon genitore dà delle regole. Allora, non desiderare mai di far bella figura, o di apparire intelligente, non avere desiderio alcuno di parlare. È bene parlare poco. Krishnamurti non sapeva che nella sua vita avrebbe parlato moltissimo. Meglio ancora tacere del tutto, a meno che tu non sia perfettamente sicuro che ciò che vuoi dire è vero, amorevole e utile. Prima di aprire bocca, considera attentamente se quello che stai per dire ha questi tre requisiti e se non li ha, taci. Vero, amorevole e utile. Stiamo per inaugurare il mondo del silenzio. Krishnamurti. È bene che tu ti abitui fin d'ora a riflettere prima di parlare. Perché raggiunta che avrai l'iniziazione, dovrai vigilare ogni parola affinché non ti sfugga quanto non deve essere detto. Gran parte della conversazione usuale è sciocca e inutile. Quando poi è pettegolezzo, diventa una malvagità. Abituati dunque a dare ascolto piuttosto che a parlare. Non offrire la tua opinione se non ti è esplicitamente richiesta. I requisiti sono a volte specificati così. E qui c'è un'antica legge che il maestro di Krishnamurti gli dà e che lui trasferisce. Sapere, osare, volere, tacere. E quest'ultimo è di gran lunga il più difficile di tutti. Sapere, osare, volere, tacere. Un altro desiderio molto comune che devi reprimere senza pietà è il desiderio di immischiarti negli affari altrui. Quello che un uomo fa, dice o crede non è cosa che ti riguarda e devi imparare a lasciarlo completamente a se stesso, se vuoi percorrere il sentiero, se no, fai come vuoi. Ciascuno ha pieno diritto alla libertà del pensiero, della parola e dell'azione, fino a che non ostacola nessun altro. Tu ti arroghi il diritto di fare quanto credi giusto. E devi accordare a lui la stessa libertà. E quando ne fa uso, non hai alcun diritto di criticarlo. Se credi che agisca male e hai l'occasione di farglielo osservare in privato, con perfetta dolcezza, è possibile che tu lo convinca. Ma vi sono molti casi in cui anche un passo simile sarebbe un'intromissione indebita. Per nessun motivo, poi, devi parlarne con terze persone, perché ciò sarebbe azione oltremodo malvagia.
ultime cose, avvertimenti. Se vedi trattare crudelmente un fanciullo o un animale, è tuo dovere intervenire. Se vedi qualcuno che viola le leggi dello Stato, informa nelle autorità. Se ti viene affidato l'incarico di istruire una persona, può diventare tuo dovere di farle osservare con dolcezza i suoi difetti. Tranne che in questi casi, bada ai fatti tuoi e coltiva la virtù del silenzio. Vi rimando alla puntata numero 3. Chi vuole continua per 12 minuti la carica dei 12.555, questo passaporto per 12 minuti di sano benessere. Finalmente taccio. Grazie per averci seguito, avete ascoltato Mezz'ora con Krishnamurti, secondo appuntamento, a cura di Roberto Romiti. Disidentificazione. Io ho un corpo, ma non sono il mio corpo. Io ho delle emozioni, ma non sono le mie emozioni. Io ho una mente, ma non sono la mia mente. Riconosco e affermo di essere un centro di pura autocoscienza. Io sono un centro di volontà, capace di osservare, dirigere e usare tutti i miei processi psicologici e il mio corpo fisico. Più radioso del sole, più puro della neve,
più sottile dell'etere è il sé, lo spirito entro di me. Io sono quel sé sono io. Più radioso del sole, più puro della neve, più sottile dell'etere è il sé, lo spirito entro di me. Io sono quel sé sono io. Respirate profondamente e date questo ordine al vostro subconscio. Io voglio salute perfetta nel mio corpo materiale. Io voglio ordine e pace. Io voglio controllare totalmente il mio corpo psichico. Io voglio dominare le mie emozioni e i miei desideri. Io voglio totale controllo sul mio corpo mentale. Io voglio che pensieri saggi e costruttivi governino la mia vita. L'amore è fatica. Ma ogni giorno, da tutti i punti di vista, io vado di bene in meglio a quelli che bussano. Dall'irreale conducimi al reale. Dal non essere fammi andare all'essere. Dalla tenebra conducimi alla luce. Dalla morte conducimi all'immortalità.
Io voglio salute perfetta nel mio corpo materiale. Io voglio ordine e pace. Io voglio controllare totalmente il mio corpo psichico. Io voglio dominare le mie emozioni e i miei desideri. Io voglio totale controllo sul mio corpo mentale. Io voglio che pensieri saggi e costruttivi governino la mia vita. L'amore è fatica. Ma ogni giorno, da tutti i punti di vista, io vado di bene in meglio a quelli che bussano. Dall'irreale conducimi al reale. Dal non essere fammi andare all'essere. Dalla tenebra conducimi alla luce. Dalla morte conducimi all'immortalità. Thank you.